Amici telespettatori, bentrovati, terza stagione di Status, ripartiamo e ritorniamo, anzi, a parlare di un argomento al quale siamo particolarmente affezionati. Non soltanto noi come redazione, non soltanto la Sicilia, ma credo tutto il mondo, perché parleremo della più grande storia, del più grande imprenditore siciliano, anche se siciliano non è, vabbè, poi ne parleremo nel dettaglio. Parliamo di Vincenzo Florio, quindi della famiglia Florio, e ne parliamo a proposito della nostra attenzione che abbiamo voluto portare al museo Vincenzo Florio di Cerda. E allora saluto subito chi dirige questo museo, che è Antonio Catanzaro, ben trovato. Buonasera. E con lui una bella sorpresa per i tanti appassionati di automobilismo di tutti i tempi, perché lo è stato e lo sarà per tanto tempo, Armando Floridia, ben trovato, come sta? Bene, bene, grazie. Quanta storia è passata dai suoi volanti? Tanta. Direi tanta, sì, sì. Sì, ahimè, tanta. Tanta, perché l'età, però lei si mantiene giovane, insomma, la vedo... Ma insomma, cerco di... Ma corre sempre come una volta? Non lo so, non mi sono misurato in attività agonistiche recentemente, ma certo, quando ho una macchina impegnativa a me piace guidarla, quindi l'istinto è rimasto. Poi quali siano le prestazioni non lo so, sinceramente non lo so. Adesso lei ci farà ricordare delle cose bellissime. Io credo che i tanti appassionati in questo momento, già quando hanno sentito Armando Floridia, insomma, dice: ah, la bello, adesso torniamo indietro nel tempo, in quei tempi d'oro, perché i tempi sono stati bellissimi. Il museo a Cerda, allora, quando nasce, come nasce, perché nasce? Nasce 20 anni fa, e nasce perché si veniva a Cerda per mangiare, e quindi si facevano anche i turni. Vabbè, quello, i carciofi lo sappiamo, insomma. E c'erano anche turni nei vari ristoranti, ecco. Quindi c'era un sacco di gente che andava e scendeva per via Roma, e non c'era niente da offrire, perché certo è un paese nuovo, quindi non abbiamo monumenti, non abbiamo chiese importanti. Da che apro in un piccolo locale, mettendo 4 fotografie sulla targa Florio e 4 annulli postali. Da là inizio, va bene, diciamo, la mia storia museale, che poi un po' compra nei mercatini, un po' compra diciamo sulla rete, e allora sono riuscito a trovare un sacco di la materiale. Storia di Vincenzo Florio, del museo Vincenzo Florio, che vi facciamo vedere in questa breve clip. Guardate un po' che cosa c'è al museo Vincenzo Florio. Delle prime grandi corse e di una sfrenata voglia di vivere della quale non sapevamo ancora spiegarci la ragione. Vincenzo Florio, allora, continuate la mia opera, avete visto, no? Perché è destinata a vivere nel tempo, no? Perché sfidare il tempo. Armando Floridia, che cosa le trasmette queste immagini? Che cosa le trasmettono? Per quanto riguarda il museo
Florio, Vincenzo Florio di Cerda, devo dire che mi emoziona sempre perché lì si vede l'opera di un appassionato che senza particolari mezzi economici ha saputo tirar su un coacervo di ricordi importanti. E questo non solo per la sua tenacia, per la sua, ma lui è Antonio Catanzaro è un grande conoscitore della storia della targa, perché in effetti la cultura che ha lui della targa è raro trovarla. È vero, è vero. Ma Vincenzo Florio, che cosa le fa pensare? Lei che è stato lì tante volte su quelle strade. Ma io penso che ripeterò delle cose apparentemente banali, perché Vincenzo Florio è stato un uomo geniale, ovviamente. È stato un uomo che ha pensato in grande in una realtà veramente misera qual era la Sicilia dei primi del Novecento. Però lui riuscì a immaginare cosa poteva rappresentare una gara di quelle caratteristiche per tutto il mondo motoristico, e devo dire che l'ha azzeccata in pieno, perché fino all'ultima edizione la Targa Florio è stato un continuo via vai di marchi rappresentativi della tecnica automobilistica, dei più grandi. Ci sono case che addirittura hanno dedicato interamente l'opera delle macchine sportive alla Targa Florio. Ma nel suo cuore c'è la Porsche. Sì, esatto. guarda come le è venuto il sorriso, no? Appena ho detto Porsche. Esatto. Perché, come nasce questo amore per la Porsche, insomma? Ma l'amore della Porsche nasce da un'attività di carattere familiare e diciamo commerciale, che facilmente si tradusse in un rapporto quasi affettivo, perché la Porsche praticamente noi l'abbiamo vista crescere dai modelli più elementari ai modelli più sofisticati, perché la Porsche non dimentichiamo che nacque nel 48 e mio padre nel 57 era già concessionario Porsche. È il suo modello preferito di tutti i tempi? Parliamo di modelli stradali? Quello che vuole, anche da corsa, insomma. Ma io credo che ci sono da distinguere. Modelli stradali non c'è sosta. Diciamo che per quanto riguarda il periodo mio di attività commerciale, credo che una delle macchine più belle, più complete, più belle anche da guidare era la 964, quattro ruote motrici, che credo che fosse una macchina a cui non mancava nulla. Per quanto riguarda macchine sportive, io credo che il capolavoro lo portarono qui alla Targa ed era la 908/3, che era veramente una macchina straordinaria. E resterà tale. Che pezzi abbiamo di Porsche al museo Vincenzo Florio? Io ho una ruota di una Porsche 908, ecco, è quella di Siffert, che è proprio nella zona adiacente, diciamo, al mio museo. Lui bucò, sostituì la ruota, se ne andò e la ruota rimase là. Quindi, ecco, e qualcuno l'ha presa. Esatto. Ecco. Io dopo una trentina d'anni sono riuscito a ritrovarla e le l'ho in. Quali sono i pezzi del museo più importanti? A parte che qui abbiamo innanzitutto anche la targa del 1926, che io l'ho comprata alla libreria dell'autosomo di Monza e me l'hanno venduta come la targa che vinse Costantini. Però da una fotografia che ho visto in un libro ho visto che non era quello, perché quella di Costantini c'era scritto Costantini su Bugatti in ore, minuti e secondi. Okay. Quella che c'ho io c'era scritto Costantini, Gaux e Minoia. Ora non si dà una coppa, una targa a tre piloti, certo. Come fanno? Tre mesi l'uno. In un Rapiditas del 1927 in un rigo si parla di questa targa. Questa è l'unica targa fatta per una casa costruttrice. Ecco, quindi sono stato molto fortunato, e quando lo hanno saputo mi hanno detto che a Sapello ci mettevamo un altro zero. Ecco, allora se la ricorderà sicuramente anche Armando Floridia, che c'era un personaggio, no? Durante la targa, quando si svolgeva la targa, c'era un personaggio che doveva annunciare l'arrivo della targa,
E al museo Vincenzo Florio che cosa c'è? Noi abbiamo il tamburo e lo scoppolaro del dovagnatore. Ecco, io non sono mai riuscito a dirlo bene. Scapolaro, dipende e dove chi va. Chi era questo personaggio? Ricordiamo. E allora ce ne sono tre o quattro almeno come cognome, il più diciamo conosciuto, negli ultimi si chiamava Manto, va bene, era di Cerda, e andava a dire: attenzione, attenzione, caro Mane, ci sono le curse automobili, tenete attaccate in casa, cane, piccerigge, porci e gardine. Cumore, mi racconto suo, o sinne scotolia. Questo era proprio quello che andavano dicendo il prima della radio. Il parroco invece diceva: mascolidde e femminette, quando è ora di la targa, vi consiglio di stare alla larga. Se una macchina rinciuzza, vi rompe pure la cucuzza. E non c'è tempo di potervi confessare. Perciò sentite a mia, se sta corsa vi volete vedere, levatevi il ragnone e datevi la roba al cone. Hai visto, pure il parroco. Floridia, tra i piloti che sono passati dalla targa Florio, quale nel suo cuore, insomma, quale ha stimato di più? Ma la targa Florio è stata una vetrina dei più grandi piloti del mondo, questo lo sappiamo. Io credo che fra i piloti certamente da stimare al massimo alla targa c'era Seyfert. Diciamo Vaccarella, perché è certamente l'elemento locale, comunque siciliano, che ha rappresentato l'automobilismo a livello internazionale. Zio Antonio. Poi lo zio Antonio, che ha rappresentato soprattutto il vessillo Porsche, oltre che aver vinto una targa Florio, ha rappresentato il vessillo Porsche con quello stile, ecco. Con quella, diciamo, allora, con quella... facciamo così, io le ho fatto un regalo anche a lei, ho fatto un regalo a Catanzaro e un regalo a lei, che noi vedremo subito dopo questa pausa, perché parleremo proprio dello zio Antonio, le farò vedere delle immagini che poche volte si sono viste in giro. Restate con noi perché torniamo e parliamo ancora del Museo Vincenzo Florio, di questa grande passione siciliana. Tele Sicilia Sport 24. Tutti gli sport 24 ore su 24. Sintonizza il tuo televisore sul canale 195 del digitale terrestre. Tele Sicilia Sport 24 è grandi eventi sportivi live. Le grandi storie sportive, i campioni dello sport. Siamo campioni del mondo! I documentari e i film del grande circo sportivo, dal più grande archivio storico di cinematografia sportiva, lo Sport Film Festival. Tele Sicilia Sport 24. Tele Sicilia Sport 24. All Sport in TV. E allora eccoci rientrati, seconda parte di Museo Vincenzo Florio, di questo appuntamento della terza stagione di Status, che ritorna ancora più deciso che mai a informarvi e a soprattutto fare servizio pubblico. Questo è un momento che stiamo dedicando alla grande passione siciliana, storia e passione di Sicilia, così come abbiamo intitolato un documentario che adesso faremo vedere uno stralcio, ma perché in studio ci abbiamo Armando Floridia intanto, che questo è Catanzaro, Armando Floridia, ecco, che lo state vedendo adesso, e Catanzaro, che invece dirige il Museo Vincenzo Florio. A proposito di Porsche, non potevamo che dedicare questo momento al grande barone Antonio Pucci. Guardate. Una storia vera, di una passione, di uno sport. Il racconto di un uomo che ha fatto la storia dell'automobilismo. La vera storia di un cavaliere senza tempo. La sfida a quattro ruote. La corsa della sua vita.
piace molto cercare di superare quelle curve che gli altri penso che normalmente le fanno molto lentamente, a me piace sfruttarle al limite massimo. Nel 1947, con Trabia, La Motta, Bordonaro ed altri appassionati, sotto la guida di Vincenzo Florio, rinasce il Giro di Sicilia ed altre gare, cui partecipano come piloti. Nel 1951, dopo alcune gare su Ferrari, muore il padre, Giulio, intimo amico di Vincenzo Florio. Tant'è che Vincenzo non lo chiamò mai con il suo nome, Antonio, ma sempre Giulio. Nel 1958 avviene la svolta, diviene pilota ufficiale della Porsche e lo resterà fino al 1966. Occhi neri, la storia di Antonio Pucci. Immagini bellissime che ci riportano indietro nel tempo e che riportano la Porsche a quegli anni d'oro. Quali sono stati gli anni d'oro della Porsche all'interno della targa Florio, Armando? Ma io non vorrei sbagliare perché poi delle date non è facile. Comunque tutti gli anni 70 sono stati anni... Calanzaro, lei può intervenire perché lei è pure una macchina, una memoria storica, no? Sono stati gli anni proficui della Porsche, diciamo che un po' ha dominato un po' tutte le edizioni. E, tra l'altro ha vinto l'ultima edizione mondiale con una vettura derivata di serie perché praticamente erano 911. E, però c'è da dire, ecco, la cosa importante è che la Porsche è stata un'antesignana delle vetture vincenti della targa, perché non dimentichiamo che all'inizio degli anni 60 si presentava con macchine di appena 1500 di cilindrata, diciamo macchine che non erano per niente potenti né per niente competitive, che riuscivano anche a vincere la gara. Catanzaro, ricordi della Porsche del barone Antonio Spadaro, perché abbiamo da comunicare una cosa, barone Spadaro, vedi? Io vado poi indietro con la memoria e mi ricordo del grande barone Spadaro. Sì. Abbiamo fatto io ci ho lavorato con il barone Spadaro per tanti anni con il club Gilles Villeneuve, quanti se lo ricordano. Invece del barone Antonio Pucci, che cosa abbiamo al museo? Al museo io ho il casco, la tuta e gli occhiali del barone Pucci. Quest'anno è stata fatta una mostra a Calcarelli, cioè a Castellana. A casa del barone. A casa, e io ho dato in prestito il casco che per un mese è stato in esposizione. Quindi salutiamo Gianfranco Pucci, senz'altro, chiaramente il detentore massimo di tutta la documentazione. Della famiglia Pucci, perché ancora oggi lui continua, diciamo, ad organizzare eventi e manifestazioni. A proposito di quelle immagini che avete visto, l'autore poi è Gianfranco Pucci. Ovviamente non avrei potuto avere tutto questo materiale per mettere in piedi, insomma, la storia del barone Pucci. Tornando al museo, allora, invitiamo il pubblico a Cerda, non fosse altro perché è un posto meraviglioso, ma perché, che cosa c'è all'interno? Qui abbiamo portato, intanto lei ha portato delle tute, cos'è? Io ho portato una tuta degli anni 60, una delle prime tute, poi c'è un volante di una macchina degli anni 40 e il volante della Ferrari Dino di Pietro Lo Piccolo, che era un panificatore palermitano, che è stato sostituito perché c'ha una razza rotta. E quindi nel mio museo potete vedere innanzitutto le fotografie, poi cimeli varie che sono originali, quello esatto, diciamo.
esclusivamente originali, caschi, tute, cimeli vari. Poi ci sono alcune chicche, diciamo, come un refrigerante Fiat in una bottiglietta piccolina. Poi ho due latte di olio, sono della Castrol. La Castrol durante la Seconda Guerra Mondiale, essendo un prodotto straniero, non poteva essere venduto, quindi il fascismo ha ordinato di non vendere questo olio. Ora, siccome era un olio buono, per venderlo qualche furbo palermitano da una latta di un litro ne ha fatte due di mezzo litro, e ha modificato il nome chiamandolo Castrollo. Castrollo. Ora, neanche la Castrol ha di queste latte, perché non è che sono latte di olio ufficiale, erano latte fatte qua a Palermo. Vedi quante cose ci sono. Armando Floridia, se un ricordo del suo percorso sportivo, qual è quello che le è rimasto nel cuore? Beh, la risposta è facile, perché io ho partecipato a 8 Targhe Florio, ne ho vinto una nel 76 con Anfica, e nel 75 sono arrivato secondo assoluto dietro Merzario Vaccarella. Quindi sono, diciamo che il 76 è il ricordo massimo, perché vincere una Targa Florio per un palermitano è diciamo uno degli obiettivi maggiori per uno sportivo. Le aspettative più grandi, chiaramente. Esatto. Però il fatto che io sia arrivato secondo nel 75 e aver avuto anche dei buoni piazzamenti nelle altre gare, ho corso anche con un 914 ufficiale Porsche praticamente, che mi venne messo a disposizione da Strehle, e devo dire, insomma, grandi soddisfazioni legate a questa manifestazione mitica. Bene, il nostro tempo è giunto al termine, andiamo, invitiamo naturalmente, diamo l'ubicazione precisa, il museo Vincenzo Florio si trova a Cerda, in via Roma 54, nell'ex motel Aurim, albergo una volta, dove diciamo, l'ingegnere Chiti preparava nei garage tutte le Alfa Romeo per la corsa. Io credo che Armando Floridia in questo momento sarà abbracciato da tutti gli appassionati, perché è un uomo che è rimasto nella storia dell'automobilismo. E quindi che cosa vogliamo dire ai suoi colleghi automobilisti, driver, soprattutto piloti, no? Vogliamo dire, noi siamo tra l'altro riuniti in un club di piloti della Targa Florio, e quindi io dico quello che ho sempre detto: noi dobbiamo portare con orgoglio questa esperienza, perché non lo sapevamo allora, ma siamo stati protagonisti di un periodo storico unico, che è ripetibile, che è quello degli anni 70, che sappiamo che è stato il periodo diciamo più prolifico per quanto riguarda le vetture sportive. Buona fortuna ad Armando Floridio, buona fortuna ad Antonio Catanzaro, e buona fortuna anche a voi. Vi lasciamo con qualche altro stralcio piccolo della grande storia della Targa Florio. Appuntamento alla prossima. È l'epoca del Charleston, delle prime grandi corse e di una sfrenata voglia di vivere della quale non sapevamo ancora spiegarci la ragione.
Compagnia Televisiva Siciliana. 40 anni di informazione ed intrattenimento televisivo a servizio dei siciliani. Una storia di passione e professionalità. Una moltitudine di produzioni televisive per il mercato regionale, nazionale ed internazionale. Una infinita serie di format televisivi con artisti del calibro di Walter Chiari, Patrizia Rossetti, Ferruccio Barbera, Marcello Mordino, Gino Carista e tanti altri che hanno contribuito ad arricchire l'archivio storico del gruppo con programmi come Gran Bazar, Io Vedo CTS, Più Meglio della Rai, Smash e tanti altri. Migliaia di ore di informazione giornalistica con notiziari attenti e puntuali e nel rispetto delle regole della libera espressione professionale. Con un ampliamento del vettore comunicativo, attraverso la costruzione di una piattaforma multimediale che utilizza il web a 360 gradi, pubblicando nel 2011 il quotidiano online ctsnotizie.it. Innovazione che richiede anche un adeguamento tecnologico. CTS, con te, sempre. Tele Sicilia Sport 24, il primo canale in Sicilia di solo sport. Tele Sicilia Sport 24, tutti gli sport 24 ore su 24. Sintonizza il tuo televisore sul canale 195 del digitale terrestre. Tele Sicilia Sport 24 è grandi eventi sportivi live. Le grandi storie sportive, i campioni dello sport. I documentari e i film del grande circo sportivo, dal più grande archivio storico di cinematografia sportiva, lo Sport Film Festival. Tele Sicilia Sport 24. Tele Sicilia Sport 24. All Sport in TV.